perché proprio è un fatto personale, è logico. Tua madre doveva essere una puttana per forza. Sei malato? No, sono infermiere. Ma figlio mio, tu sei un disgraziato, abbi pazienza. Tuo padre non è alcolizzato, tua madre non è puttana, non sei malato. Scommette che non si manca ricchione. Chi? Riccione, frocio, omosessuale, culattone. Mi dispiace, no, avvocato. È una mancanza molto grave. Avvocato, andiamo. Ma allora tu non sei proprio niente. Vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Però sono innocente. Innocente, che non va bene, sì, non sì, basta più. Guarda il proprietario del box che ha affittato, che ha dichiarato in quest'ora. Guarda, ecco qua, guarda, ecco. Ecco qua. Vediamo. Il signor Mario Micci, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quale Micci? Omiglio, manca il nome. Nel box sono stato trovato 250 litri di benzina. E quelli erano per la macchina? Sì, e le 250 bottiglie vuote. E invece di buttarle me le tenevo per farci i pomodori. Ma quali pomodori? Quelli servivano per fare delle bottiglie Molotov. Caro Miglio, qua andiamo molto male, cominciamo tutto da capo. Un'altra volta, già mi hanno chiesto 20 volte. Sei basista? Che vuol dire? T'hanno picchiato? Ancora no, ma c'è qualche speranza. Eh no, quelli sono fatti furbi, ormai non picchiano più, figliolo. Meno male. E invece no, era meglio prima, hai capito? Io ti dovevo trovare qua a letto, ingessato. Ah sì? Sì. Pure. Sei iscritto a qualche partito? Almeno simpatizzante. Qualche simpatia, ma senza amore. E qui andiamo molto male. Andiamo molto male. A proposito, ma soldi per pagare ne tieni? L'ho spesi tutti, mamma. Non c'hai una lira. Che te pareva? Oddio! E qua sono fatte le due. È l'orario per andare a mangiare. Buon appetito. Io mi ero distratto, vedi? E non mangiavo. Prego. Ecco qua, io vengo domani, dopodomani, un altro giorno, hai capito? Sì, quando passate, senza disturbarvi. Ridendo e scherzando si sono fatte le due. Già. Ciao, ciao, buone cose. Non sono scontate niente, no? Eccola, sta venendo, state tutti pronti. Ah, signora Miglio? Chi io? Siamo della televisione. Ah, la televisione, accidenti. Era al corrente delle esperienze politiche di suo marito? Ah, no, io non ci ho mai creduto, io credevo che ci avesse la mano. E forse è rimasta delusa? No, no, sempre meglio la politica che le cose. Come ha conosciuto suo marito? In sala operatoria, mi dovevo levare l'appendicite. E quando mi stavo per addormentare, mi ha preso la mano e mi ha sussurrato: coraggio, che se non morite salvi. Un poeta, capito? Un vero poeta. Ma come fa uno come lui a essere un terrorista? Me lo dica.